Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Doc e oggi siamo qui per parlare degli Ultimate Toti. Ma non solo, vi mostrerò anche quello che ho fatto io in questo evento e cosa farò anche in futuro, diciamo. Ma prima di cominciare vi devo chiedere una cosa, cioè di arrivare fino a fine video perché c'è una piccola outro di 10 secondi di cui vorrei la vostra opinione, perché me l'ha disegnato un mio amico così in allegria, appunto una schermata, è un disegno in realtà, è piazzato lì. Però vorrei una vostra opinione, appunto, ok ragazzuoli? E soprattutto vi chiedo di arrivare anche soltanto fino a oltre metà video, perché sennò rincorreremo sempre nelle solite vecchie stupide domande del tipo: ah, ma è free? Ah, ma quello è forte? Ah, come l'attacco icone? Ah, quelle cose lì. Ok ragazzuoli, quindi cerchiamo di evitare le domande stupide, ok raga? Che perdiamo tempo sia io che voi, appunto. Voi basta guardare 2 minuti in più e che cazzo, ok? Bene, cominciamo! Un bel like qua sotto per supportare il canale e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto! Cominciamo! Allora, ragazzuoli, io vorrei esaminarveli uno per uno, però ci mettiamo una vita eterna, ok? Ci mettiamo una vita eterna. Quindi, nel caso degli attaccanti, vi dirò qual è l'attaccante più forte, sia in versus attacco che in confronto, ok raga? E potete crederci proprio andando a guardare anche semplicemente i primi 250 del server, sia in versus attacco che confronto, hanno tutti lui. Chi sarà mai questo giocatore? Mbappé? Come dicono la maggior parte della gente? È Mbappé? No! No! No, no, raga, no, che non è Mbappé. Mbappé, dove c'è tanta gente che dice: ma lui è il più forte, io l'ho provato. C'è stato un ragazzo, raga, che praticamente mi ha quasi insultato dicendomi: ma tu non capisci un cazzo, perché le statistiche in questo gioco non contano una sega, niente, nada. No, io gli ho detto: guarda zio, non è per qualcosa, ma le statistiche nel gioco sono importanti, perché io creo videogiochi, no? Che sono basati su delle statistiche. Se tu non hai quelle statistiche, il personaggio non si muove. Oh, oh cazzo! E mi ha risposto: ah sì? Ma secondo me non capisci un cazzo, perché le statistiche dei giochi non contano. No, ma infatti gli sviluppatori, quando non sanno che cazzo fare, buttano statistiche a caso, no? Perché tanto mica li complica il lavoro. Ma va! Tu butti statistiche e il gioco va a lei, così, perché tanto non contano un cazzo. Orrr, santo Gesù bambino, cosa devo sentire? Allora ragazzuoli, partiamo da un presupposto. Ronaldo è praticamente la fusione di Mbappé e Lewandowski, sia per il livello di ritmo che tiro, che passaggi, che agilità, che fisico, ok? E se non ci credete, andate a farvi due calcoli. Lewandowski ha 100 di ritmo, Mbappé ha 120, lui ha 115, ok? Lewandowski ha 110 di fisico, Mbappé ha 91, lui ha 100, ok? E potremmo andare avanti così su tutte le statistiche, raga, cioè, solo che lui ha lo stesso tiro di Lewandowski, se non superiore, superiore anche a Mbappé, superiore a qualsiasi cosa lì, tutti, tutti, non è che dici uno, no, tutti, i fucking, tutti quelli che hanno messo i soldi già adesso, tutti, non è che dici uno, due, tutti nel verso d'attacco del confronto hanno Ronaldo. Io non ho ancora visto uno stronzo con Mbappé. Al massimo Lewandowski, ma uno stronzo con Mbappé io non l'ho ancora visto. Quindi vorrei sapere, ragazzuoli, da voi, chi cazzo è che dice che Mbappé è forte? Allora, Mbappé è forte come giocatore, come carta, è ovvio che è forte, ma in un attacco a due, in un attacco a due, se tu usi il 4-2-4, ci sta Mbappé, ma devi affiancarlo per forza a un Ronaldo, a un Lewandowski, a un Calvert-Lewin, a sto cazzo, a un Samé, a un tal lui. Se no Mbappé non serve un cazzo. Allora, ci siamo capiti? Raga, Mbappé ha la stessa velocità di Ronaldo. Cazzo, ed è uno piccolo. È piccolo, lui deve correre, andare. Non ha fisico necessario per fare le cose che fa Ronaldo, ok? Poi ognuno fa come vuole. Io ho sempre detto, ognuno fa come vuole. Però è un dato di fatto che questo Ronaldo è il più forte di tutti e tre. E anche l'altro Ronaldo è il più forte di tutti gli altri tre. Perché? Perché ce l'hanno tutti. Perché? Perché lo usano tutti. I primi 250 del server. Non ci credete? Andate a guardare. Se lo usano i primi 250 del server, in versus attacco
E in confronto ci sarà un cazzo di motivo. Non è che mi sogno le cose la notte. Non è che le statistiche sono messe lì per fare il numero. Raga, le statistiche sono le cose che fanno muovere i giocatori. Quindi io non riesco a sopportare uno che viene a dirmi no, ma le statistiche non contano un cazzo. No, infatti, se tu hai tiro da lontano 10 e se tiri da fuori aria, infatti segni, ovvio, no? Non arrivi neanche in porta. Devi avere almeno 100 per arrivare in porta. Ok? Boh, chiarito. In allegria, quindi lui è il più forte. E mi sono un attimino alterato perché questo ragazzo c'è proprio no, ma tu capisci un cazzo, né? Io vorrei sapere cosa capisce questo ragazzo invece. Vabbè, comunque, al di là di questo, Nei centrocampisti, raga, il più forte è sempre De Bruyne. Perché? Con tutto che Bruno Fernandes da questo lato gli hanno messo tiro da lontano, che è il potenziamento migliore per i COC, perché ti va appunto ad aumentare il tiro da lontano e le cose che servono appunto per il COC, ha delle statistiche abbastanza inferiori a De Bruyne, sia a livello di fisico che del resto, ok? Che di passaggi e queste cose qua. Hanno le stesse caratteristiche speciali, quindi un po' differenti, ma ne hanno sempre 5-5. E quindi De Bruyne è il migliore che potete prendere, sia qui, negli Ultimate, sia nei centrocampisti normali, ok ragazzuoli? Cioè nei titolari utotti, nei titolari toti, non utotti, ok? Perché è proprio il più forte, perché c'ha anche fisico, e comunque un COC che ha tanto fisico riesce a imporsi e andare avanti, a differenza di uno che non ce l'ha, a differenza di uno che ha altre cose. Poi comunque dribbling è una delle migliori abilità insieme a tiro da lontano per i centrocampisti, ok? Per i centrocampisti offensivi come COC o gli esterni, ok? È davvero molto molto potente e si può vedere, cioè senza nessun problema, se si vede che è fortissimo, raga, cioè è fortissimo, ok? Nei difensori invece ovviamente dovremmo analizzare praticamente tutti, ma ne analizziamo tre. Appunto il portiere, il più forte di C e il più forte dei terzini, ok? Quindi Neuer molto potente, col numero 1, a differenza dell'altro che ha riflessi che io preferivo, ma c'è un problema, fondamentalmente io vedo che ancora adesso tutti che usano Maignan, al massimo Oblak, ok? Quindi questo mi fa pensare che per quanto lui, cioè in confronto, perché adesso vi spiego, in confronto, Maignan o Oblak, o ovviamente Peter Cech se avete di Cora Prime, e fin qui ci siamo. Però, c'è un però, questo Neuer, come anche l'altro Neuer, ok, sono molto, molto utilizzati per il versus attacco. Perché con la loro abilità uno contro uno, come ce l'ha anche Handanovic, ok, diventa molto difficoltoso segnare sul versus attacco, perché tenta di uscire sempre il portiere, ok? E quindi, che tra parentesi, raga, ad Handanovic dovrebbero togliere la uno contro uno portiere quando esce, perché ieri sarà mare ma bucaiolo. Comunque, vabbè, con dettagli. Il fatto è che appunto Neuer, avendo questa abilità nel versus attacco, risulta molto fastidioso, no? E viene utilizzato davvero tanto 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 nel versus attacco. Mentre invece nel confronto, come vi ho detto, i portieri più gettonati in assoluto sono Oblak e Maignan. Quindi in base a quello che voi giocate di più, prendetevi il portiere. Io ovviamente gioco di più il confronto, il versus attacco lo uso per farmi i creditini, i bigliettini, le quelle cosine lì. E quindi non me ne frega niente se prendo qualche gol in più o se perdo ogni tanto, no? Non mi interessa, cioè è tanto per fare un po' di numero a livello di soldi, di esperienza, queste cose qua, ok? Quindi, se il mio consiglio, se volete un portiere per il versus attacco, Neuer e Handanovic sicuramente saranno la vostra manna dal cielo, perché veramente vi aiuteranno tantissimo. Però c'è da dire che Oblak e Maignan sono fortissimi nel confronto e anche molto buoni nel versus attacco. Quindi per quelli che vogliono giocare di più il confronto e giocare anche il versus attacco in modo un po' più blando, Maignan e Oblak sono i migliori in assoluto, in assoluto. Neuer, sia uno che l'altro, sono molto molto buoni solo per il VS. Infatti li trovate soltanto nel versus attacco. Non so come mai, ma è così. Sarà anche in base appunto alle statistiche, essendo che non servono un cazzo, no? Essendo che non servono un cazzo, sarà anche per le statistiche evidentemente.
che ha delle cose differenti, però vedremo appunto. Il miglior difensore centrale invece è uno, raga, cioè c'è poco da... Van Dijk, Ultimate Totti. Perché? Allora, perché il Sergio Ramos a capitano, che non è uno dei migliori potenziamenti che ci sono. Mentre invece lui ha già marcatura, che è un potenziamento meraviglioso, a mio dire. Ha già 100 di ritmo, quindi ha quasi 5 in più di ritmo di Sergio. Ha più 6 di difesa di Sergio e più 2 di fisico, quindi... A livello difensivo Van Dijk è molto più forte, essendo che è un DC, io lo valuto per quello, ed è molto più forte. È una via di mezzo, praticamente, cioè la sua forza è una via di mezzo tra un'icona evento e un'icona prime. In mezzo c'è Van Dijk. Quindi ovviamente avere... Porca miseria, è diventato un pelo di gatto. Avere un Van Dijk del genere in squadra è tanta roba. Quindi ovviamente è consigliatissimo, è il migliore. Sergio Ramos, ok, ha... una statistica in più che si butta nei contrasti, ok? Ma appunto quando uno ha contrasto in piedi 124 di suo, diciamo che anche lì si butta nei contrasti, comincia a essere un po' relativo, ok raga? Perché appunto gli va ad aumentare proprio quella statistica, gliela va a uppare, diciamo, ok? Quella statistica, essendo che le statistiche non servono un cazzo sempre, no? Giusto per dirvene una. E quindi giustamente è molto più potente il buon Van Dijk, perché di suo ha già delle statistiche molto più alte di quelle di Sergio. E poi il potenziamento sbagliato fa sì che anche lì Sergio sia un pochettino meno efficace in game, ok? Bene, passiamo al terzino più forte, che... Davis. Davis è fortissimo. Questo Davis è devastante. Però, c'è un però... Il Davis 93 arriva ad essere molto più veloce di questo. Molto è una parola grossa, però arriva ad essere più veloce di questo. Questo qui ha 99 a 127, mentre invece l'altro con ritmo arriva a 99 ad avere 131. 131 di ritmo per un terzino sinistro che difende sull'ala destra, ok? È praticamente inespugnabile, perché da ala destra non ce n'è neanche uno, forse uno o due, che arrivano a 120, 125, 130 di ritmo a 100. Quindi ovviamente avere o questo Davis o l'altro Davis è praticamente la stessa cosa a livello di ritmo, perché questo qui ha più statistiche, ok, ci sta, il potenziamento anche migliore, però... Per adesso che appunto io prendo l'altro Davis, e vi spiegherò poi come, è davvero devastante. Cioè, questi due Davis, se uno che l'altro, sono devastanti. Se volete quello più completo, col potenziamento un po' migliore, è questo. Ma se volete quello che è più veloce, che vi macina, vi svuaranza qualsiasi cosa, l'erba la brucia, la mangia, cioè nel frattempo che è passato l'ha anche incorniciata, non lo so, cose del genere, appunto... è meglio l'altro, ok ragazzuoli? Però davvero spettacolare. Adesso ragazzi però vi mostro il percorso che sto facendo io in questo evento. Come fate caso, come magari avete fatto caso, ho spostato la cam dal lato opposto. Perché? Perché volevo rivelarvi appunto quante FIFA point ho. Il problema è che appunto io ne avevo e ve lo volevo tenere nascosto, perché volevo fare appunto comprare il pass Totti o prendere le 10.000 gemme del VIP 10 insieme a voi. Però l'ho fatto per i cazzi miei, perché non lo resistevo più, quindi ok ragazzi, perdonatemi. E ho comprato, indovinate un po', il pass Totti, entrambi, quindi quello da 200 e quello da 2000, perché appunto ce li avevo già, avevo 2800 FIFA point, ok? Adesso me ne sono rimasti 600, che non ci faccio quasi un cazzo, però con anche magari il pastelle, non so se prendo, ma non credo, appunto non credo che a sto giro prenderò il pastelle, lo prenderò, anche perché l'ho già preso due volte quest'anno il pastelle, quindi sono già 20 euro... più 5 euro che ho messo, quindi sono già 25 euro in 4-5 mesi di gioco, in 4 mesi di gioco, sono già un po' troppi per i miei gusti. Però ragazzuoli, che cosa è successo? Aprendo il pass del Totti, a parte che stasera prendo Messi, ok? E molti diranno, ma scusa, ma tu non dovevi prendere Neymar? Sì!
Però essendo che prendo il Pastoti e c'è Mané, che è più forte di Neymar, ma di tanto, di ritmo, di fisico e di altre cose, userò Mané e mi prendo Messi, perché Messi ha un valore, se non è cinese, ha un valore decisamente più alto, cioè di mezzo milione in realtà, non è che è tanto più alto, però sono sempre 500.000 crediti in più. Quindi ho deciso di prendere Messi e di venderli ovviamente a fine evento. Tra parentesi ragazzoli, vi lascio anche il link in descrizione del canale Telegram, perché l'altro giorno ci è arrivata una scheda per il mercato che del Toti, che secondo me è una boiata pazzesca, ok? Quindi se state nel gruppo potete analizzarla anche voi. È una cagata pazzesca, perché dicevano che tipo Ronaldo scende sotto i 3 milioni. Ma che cazzo di... E che Ronaldo ghiacciato ancora adesso è a 4 milioni e mezzo, come fa questo Ronaldo a scendere sotto i 3 milioni? Ma che cazzo dico? Vabbè. Comunque ragazzoni, se volete esaminarla anche voi, basta entrare nel gruppo di Telegram e avremo anche un confronto un po' più diretto, diciamo. Al di là di questo, raga, io cosa ho fatto? Prendendo il Pastoti, praticamente mi sono già adesso non devo più giocare la sezione attacco io, perché con i punti che prendo stasera dal pass del Toti, completo le due caselle, prendo Messi e Ronaldo e poi posso cominciare a giocare nella parte dei difensori. Ok, dei difensori. Che cazzo è? Oggi cambio di letto ogni 3 secondi. Vabbè. Nella parte dei difensori, dove potrò giocare per 4 giorni e ottenere punti per 4 giorni, e 4 giorni di punti sono 1000 punti. Con i punti del Pastoti arrivo precisamente a questa casella e riuscirò a prendere Davis, quindi Messi, Ronaldo, Davis. Perfetto. Ma il Pastoti dà anche i punti del centrocampisti. E quindi, arrivando a giocare ancora 4 giorni o barra 5, perché dipende, nella sezione dei centrocampisti riuscirò ad arrivare anche qui nella casella finale, appunto, con i punti del Pastoti. E così, ricapitolando, avrò Messi, Ronaldo, Kimmich, Davis e 400 punti da spendere nei giocatori, in quelli che abbiamo esaminato prima, ok? E voi direte, ma perché li vuoi spendere tutti in giocatori e non in questo? Perché purtroppo, ok, che il premio garantito Utoti c'è sempre, i 200 punti. Ma il problema è che anche se io arrivassi a 1200 punti, non potrei ritirare nessuno di questi. Perché per poter fare una cosa del genere, appunto ritirare un ultimate Toti, servivano davvero le gemme, quelle grosse. Quindi un 50.000 gemme, a mio dire. Perché prendere, appunto, già soltanto dalla sezione attaccanti, 575 punti, voleva dire che devi finire tutta la sezione attaccanti e prendere una sfracellata di punti attaccanti. Cioè è proprio una sfracellata, è una cosa proprio troppo, raga, cioè troppo dispendioso per un giochino del cazzo. E non lo farei mai, già che ho speso quei 20 euro per i bastelli, già mi stanno qui. Non vorrei, cioè, però ragazzuoli, appunto è giusto per capire, cioè almeno a me qualcosa qua da internet un pochettino mi rientra, ne spendo 20 e magari in 2 mesi, comunque nello stesso periodo che li ho spesi, me ne rientrano 40 per i video. Che non è un cazzo, posso pagarmi una pizza, però capite che comunque non è che li ho proprio messi io, diciamo, ok ragazzuoli? Però allora, cos'è il fatto? E quindi, voi direte qua, però puoi prendere dei premi strepitosi, cioè nel senso come da 1.250.000 a 1.750.000, che è tantissimo. Da 250.000 a 350.000, da 625 potenziamenti a 875, che sono tantissimi, raga. Però, calcoliamo che qua ogni giocatore costa 25 punti, ok? 25 punti? Dai, raga. Per 400 riesco a prenderne più o meno 16 giocatori su 23. Se sia culo di pescarne almeno 3/4, 90 più, a mio dire si fanno molti più soldi che spendendoli dall'altra parte. E soprattutto avremo dei giocatori da tenere lì, fermi, verso la fine evento. Perché secondo me tutti quei del Toti risalgono. Perché il Toti in generale, dopo il Toti, non c'è un cazzo, raga, fino al Toti. C'è Carnevale, ci sono gli eventi del cazzo tappabuchi, c'è l'evento anno nuovo lunare, tutte queste cose qua, no? E quindi per forza di cose i giocatori Toti, che sono quelli forti, saliranno un pochettino.
e quindi secondo me conviene di più spenderli in questa maniera. Bene ragazzuoli, il video di oggi termina qui, spero di essere stato abbastanza esaustivo in tutte le forme. Ovviamente se volete un video apposito su appunto dove migliorerò la mia squadra a fine di questo evento, quando avrò tutti quanti insieme, io aspetterò di averli tutti quanti insieme e farò poi le cose insieme a voi. Ovviamente però fatemelo sapere qua sotto nei commenti se volete vedere appunto il miglioramento della mia squadra in diretta. Magari possiamo pensare anche di fare una live. Il problema delle live, ragazzuoli, qual è? È che purtroppo il mio telefono non regge più. Quindi se io dovessi fare una live potrei farla più o meno, forse se regge, da un'oretta o poco meno. Quindi se vi va bene lo stesso di fare una liveina giusto piccola e carina per fare due chiacchiere insieme, io sono d'accordo e ce la organizziamo in questa settimana qua, per la prossima proprio, questa settimana qua devo uscire con due tipi incredibilmente, quindi voglio un attimino essere contento, ok? Quindi ragazzuoli, cerchiamo di, fatemi sapere sotto nei commenti se volete la live appunto e cercherò di portarvelo, ma la prossima settimana e ci organizziamo insieme e vi prometto, giuro, che finalmente facciamo questa live, però se la volete, ok ragazzuoli? Quindi fatemelo sapere sotto nei commenti, mi raccomando, lasciate un bel like per supportare il canale e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Bene ragazzuoli, un ciao ciao da Doc, vi lascio la mia outro che è molto carina secondo me. Ho messo la musichetta, i disegnetti, ah, simpatia, stiamo migliorando come canale raga, e vai! Bella a tutti ragazzuoli, ciao ciao! Ciao ciao!